Buongiorno a tutti, eccoci qua. Allora, è martedì 4, 3, che giorno è oggi? Il 4 giugno. Di fianco a me, Barbara Risi, eccola qui, ritornata. E insomma, è un binomio che funziona così. Quando c'è Barbara Risi si parla di teatro. Bentornata Barbara. Grazie mille, buongiorno a tutti. Si parla di teatro perché siamo, e lo vediamo dal nostro mitico totale, eccoli qua, siamo al Nolo Fringe Festival e qui con noi quattro splendide ragazze, ma soprattutto quattro bravissime attrici, ne manca una quinta, poi ci spiegheranno meglio, di Haste, lo chiediamo, lo so, ma facevo finta di non saperlo, Haste, una compagnia teatrale di Londra che appunto presente qui al Nolo Fringe Festival nello spazio CrossFit, che è una palestra, quindi poi ci spiegheranno meglio anche come fare ad adattare, insomma, il teatro, il loro tipo di performance a uno spazio inusuale come questo. Ma per introdurci appunto queste bravissime attrici che arrivano d'oltre manica, passo la parola a Barbara Risi. Allora, intanto Haste Theater è lo spettacolo che propongono qui al Fringe di Nolo, è Where the Hell is Bernard? Esatto. Benissimo. Questa è fatta. Allora, intanto sono nella compagnia Cinque Donne, mi hanno spiegato che attualmente in questo spettacolo sono loro quattro, e parliamo di... dunque Valeria, sì, Ross, in, però compagnoni, esatto, di nome. Valeria Ross è il suo nome di battaglia, insomma, di artistico. Poi c'è Ellie Beeman Biclow, uh-huh, e poi c'è Jessie Dupré e poi c'è Sophie Taylor. loro in questo spettacolo, come in tutti gli altri che in qualche hanno fin qui organizzato e studiato e scritto, ideato, hanno uno stile molto particolare, e adesso ci spiegheranno un po' l'argomentazione e poi andremo un po' a fondo riguardo la tecnica con cui loro concepiscono questi spettacoli. E chi parla? L'italiano in sostanza? Valeria, parlo tocca, io e poi dopo glielo traduco. Useremo anche Valeria come traduttrice, già la ringrazio infatti, per la giornata. Infatti, thank you so much Valeria. You're very welcome. Sì, il nostro stile si chiama physical theater, esatto, che letteralmente sarebbe teatro fisico. In Italia consiste teatro fisico, è un po' difficile spiegarlo perché penso che si veda di più come teatro danza. Corporeo. Esatto, anche se in verità non è proprio... Esatto. Where the Hell is Bernard? È uno spettacolo di physical theater che abbiamo fatto... La prima versione del 2016 e poi da adesso, cioè dal 2016 a ora è cambiato tantissimo. è uno spettacolo in divenire e parla di un mondo distopico che è assediato ed è governato da un regime dispotico dove la gente viene evaporata a 50 anni perché non è più useful, cioè non è più, come si dice, I useful, just 10 years of life so after I will be vaporized. No. Oh my god, exactly. After 50, dicevo che appunto mi mancano solo 10 anni poi vengo vaporizzato anch'io, quindi okay, pensavo di essere giovane. Ma fortunatamente noi non viviamo younger, so, but maybe not. Insomma, praticamente in questo mondo distopico e dispotico ci sono queste quattro donne che lavorano in un ufficio di articoli che vanno ridistribuiti, cioè sono gli oggetti delle persone che vengono evaporizzate che noi praticamente ridistribuiamo a chi è ancora vivo. E un giorno durante una di queste vaporizzazioni un uomo, cioè Bernard, scappa. E qui ci fermiamo perché nei nostri programmi no spoiler. No, ma non è spoiler. L'unica cosa che dico è che da qui nasce la nostra avventura, cioè il nostro divenire di agenti di questo ufficio, perché ci imbarchiamo nell'avventura per ritrovarlo. E in questa avventura scopriamo tantissime altre cose, sia di noi stesse che del mondo che ci
che ci ha fatto praticamente il lavaggio del cervello. Allora, puntualizziamo una cosa: nei vostri spettacoli molto spesso vengono utilizzate anche più lingue insieme per quanto riguarda il parlato. Ma chi viene a vedere il vostro spettacolo non deve aspettarsi la storia raccontata, ma la storia percepita e raccontata secondo metalinguaggi. Voi utilizzate dal canto alla danza, alla pantomima, le maschere, utilizzate un po' di tutto. Sì. Quindi in sostanza, anche se non conoscete, anche se non conoscete le lingue che voi poi utilizzate parlando, è assolutamente comprensibile, anzi fa parte di questa esperienza, giusto? Sì, so just to tell you, because at least they know. Mi sembra corretto. Exactly. So they were saying, she was asking about all the different skills that we use, yeah, and how our style of theater gets understood even if we use different languages, yeah, and like all of other different disciplines all together. So because if you understand, so to speak in English in the other side of the Europe, maybe sometimes it's not a problem. Maybe in Italy sometimes it's a problem to speak, but it's not a problem to understand your show, your exhibition. So no, cioè per farvi un esempio, il nostro primo spettacolo, che si chiamava Oyster Boy, l'abbiamo portato anche a bimbi di 6-7 anni. Lo spettacolo è completamente tutto in inglese, a parte io che facevo un personaggio italiano e parlavo mezzo italiano e mezzo inglese. I bimbi, e c'era anche del francese, i bimbi alla fine dello spettacolo ci hanno detto esattamente cosa, cioè tutta la storia, cioè che cosa succedeva dall'inizio alla fine, capendo anche cose che noi magari non avevamo neanche scoperto. Cioè, ma quindi proprio è questo, diciamo, quello che diciamo prima, il famoso physical theater, sì, cioè è questo, esatto, no? Cioè è il riuscire, almeno a noi piace penso spiegarlo in questo modo, è il riuscire a raccontare una storia anche senza per forza dover usare solo l'uso della parola o di un linguaggio che tutti capiscono, anche perché il linguaggio del corpo è un linguaggio che tutti capiscono anche se nessuno ce lo insegna. Il canto tutti lo capiscono, la musica è una cosa che viene percepita dal corpo istantaneamente da tutti, e quindi cerchiamo di mettere insieme tutte queste discipline per raccontare una storia che in qualche modo vuole anche diventare universale. È quello, penso, il nostro punto d'arrivo, riuscire a raccontare delle storie che diventino universali, cioè capite e sentite e percepite da tutti. Anche il modo in cui nascono le vostre storie, dicevamo, è molto particolare, fa parte di questo tipo di teatro. In sostanza voi siete autrici di questo percorso che poi fa scaturire il vostro spettacolo. Sì. Per spiegarlo un po' a chi non conosce questi percorsi, voi provate, mettete giù in una specie di brainstorming totale pezzi, e quindi poi li cucite in qualche modo, o correggimi se sbaglio. No, è vero, noi partiamo da un'idea. She was asking how we make our show. Mm, so yeah, we start from an idea, cioè partiamo da un'idea, e poi da lì, lavorandoci continuamente con l'improvvisazione, buttando, togliendo, mm-hmm, poi si crea tutta la storia. Un po' vi siete incontrate, nasce un po' da questo vostro corso di specializzazione di Physical Theater presso il St. Mary University College. Sì. Lì vi siete incontrate e lì si è formato il vostro gruppo. Sì, esatto. È stata. Voi venivate già da precedenti esperienze artistiche formative vostre, o avete appreso tutto lì e poi avete continuato? Veniamo tutte da. Abbiamo tutte un po' di background differenti. Ellie viene dalla danza. Mm-hmm. Sorry, I'm talking about all the background. So Ellie viene dalla danza. Jessie did some. Sorry. Jessie viene da. Esatto. Intanto, I'm a translator. Jessie viene dall'improvvisazione e dal clown un po', non è linguaggi. Lei comunque, lei parla il francese, il russo, ci cioè viene da... Lingue. Esatto, e invece Sophie
è l'unica che un po' come me viene dal teatro. Classic theater. Esatto. Classic theater. Classic theater. Yeah. Okay, but no, io volevo capire questo. So, you came from a kind of different kind of heart. Yeah. And in the show you can understand the who of you put this art inside, or it's all make together. Or maybe, for example, the dance, you are the person that understand and think about the dance part. I think because we trained all together in a similar training, and we work together in such a focused way, we've developed a language that has come from ourselves, but we have one language together now. Because we train together and we've worked together so much. But I guess within that, we do still bring our own individual elements. But no, cioè fondamentalmente adesso, dopo così tanto tempo che lavoriamo insieme, abbiamo un linguaggio che è nostro di gruppo. Però è vero, cioè tipo due di noi siamo molto brave col canto e la musica, e quindi chiaramente, cioè, è da loro che viene, o che viene insegnato. Però, perché facendo così in realtà siete in continuo, cioè imparate continuamente qualcosa di nuovo, sì, anche, no? Esattamente, cioè, sì. You are a teacher and a schooler at the same so time. So we always learn something new. Yeah, it's true. We also really like learning new things. So if there's a show that we think that a certain style of dance or something like that would suit, or a certain way of singing, then we just learn it. We teach ourselves sometimes, so yeah. Cioè, appunto, l'importanza di appunto incontaminarsi e insegnarsi per vicenda, esatto, tutto quello che fanno. Io proprio solo una cosa, ma prima di chiedere, dicevo appunto, Valeria, tu arrivi da Mantova, no? Da sì. Mantova, e poi siete salita 9 anni fa, diciamo, prima l'incirca. Ho vissuto a Milano. Ah, vissuto a Milano. Dove ho fatto l'università e ho lavorato, e poi mi sono trasferita a Londra. Sì. Loro sono tutte londinesi, oppure anche loro arrivano... Dunque, loro due sono londinesi. E Sophie invece è di Market Harborough, che è nel Leicestershire, quindi un po' più su. Ok. Very boring. Very boring. Sorry. It's kind of like Mantova. It's like, I think exactly. This is boring. It's like some exactly. Some place around Milan or near Mantova. Exactly. Very, very boring. It's true, it's true. Finendo un po' su questo spettacolo che state presentando, ricordiamo Where the Hell is Bernard, in questa occasione. È divertente, cioè voi utilizzate molto la nota ironica e sarcasmo, insomma, comunque l'attenzione viene tenuta su in qualche modo da oltre le vostre, diciamo, è simpatico, non è uno spettacolo pesante, non no, so come dire. Io ho 50 anni che è simpatico, ma guarda che ridono di brutto, ah, eh. Esatto, è quello che voglio dire. Quindi lo spettacolo è molto mi sono preoccupata di questa cosa, non andarmi in paranoia. No. Però quello che diciamo, la vostra è una nota critica su riguardo alcuni diciamo alcuni meccanismi che notate e mettete in questa maniera in sotto analisi. Allora guarda, noi viviamo per la dark comedy, cioè tutti gli spettacoli che abbiamo fatto sono sempre hanno sempre avuto quella come si dice, quell'aroma, nel senso che cerchiamo di dire delle cose pesanti o di parlare di argomenti che sono difficili, ma con una nota comica o con una nota divertente, di modo che ti arrivano un attimino di più, e soprattutto ridi anche di cose che di solito la società ti dice di non ridere, no? Poi questo spettacolo, tipo, soprattutto dice, appunto, da dark comedy, che anche quello è intraducibile in italiano, forse non c'è la commedia nera sarebbe, che però pochi effettivamente fanno, perché sono temi spesso difficili, sì, in Italia, sì, da affrontare. Stavo dicendo, soprattutto questo spettacolo è, anche senza volerlo, è un commento al mondo in cui siamo in questo momento, sia politicamente che socialmente che climaticamente, non so come si dica in italiano, sì. Gretamente. Esatto. e quindi, insomma, sì, è un commento. È un... Chissà se arriveremo fino a questo punto.
no? Spesso e volentieri l'arte si è fatta queste domande, ahimè poi la realtà ha superato l'arte, quindi io sono un po' preoccupato, continuo a dirlo. Comunque, this is the first Fringe Festival. Sì, sono molto, I'm very... No, this is the first Fringe Festival in Milan, mm-hmm. and the name is not all about the block where yeah. we are, but it's not the first Fringe for you. No. You are a veteran of Fringe. Kinda, yeah. Very old. young veterans, right? Okay. Yeah, young veterans. Yeah. How did the adults Fringe? How is Fringe for you? Go, Jesse, go. So the first Fringe that we did was in 2013. Yeah. Right after we finished our masters, at the end of the masters, we had to take a show that we made on tour, and it was very like wide. In terms of where we could go, we could tour in London, but we decided to go to San Diego and to Rome at Fringe Festivals. So it was our first time in performing in Italy. And it was great. It was really exciting. We won a few awards. It was also the first Fringe Festival in San Diego. So we had a lot of, there was a lot of press interest because of that. And then we realized that it was just a really great way to perform because there's such a good community and you make a really great network. You meet a lot of artists, you make connections like internationally. So then we then went to Orlando the next year in Florida and San Diego. And then we've done Edinburgh and Brighton Fringe within the UK, Camden Fringe. And Manchester, we've just done Prague Fringe. We just came from Prague a couple of days ago, or yesterday. So yeah, we think it's a really good fit for our kind of work, our kind of theatre. And it's a good, yeah, it's a great community and it's a great way to kind of trial work and then alongside touring in other like regional venues as well. Devo dire che cosa ha detto? Io sento metà perché abbiamo il condizionatore certo. dietro, quindi faccio un po' fatica a sentire tutto, più che altro. Niente, ho capito, ma poco. Grazie. Semplicemente, noi siamo arrivate nel circuito Fringe un po' a caso, nel senso che il nostro master, alla fine del nostro master, uno dei requisiti era portare lo spettacolo almeno in due posti differenti. Dei saggi che si fanno da queste parti, no? E noi, noi letteralmente abbiamo cercato su internet e abbiamo detto dove vogliamo andare, abbiamo trovato il Fringe di San Diego e abbiamo detto ma ci proviamo, okay. E ci hanno preso ed è andato benissimo, quindi siamo andati lì e siamo andati a Roma e dopo da lì ci siamo fatti i contatti, abbiamo creato un network di artisti molto 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 più grande e anche un network di direttori di Fringe, infatti anche per quello che siamo state molto fortunate perché incontrando tutti i direttori abbiamo potuto avere agganci da tutte le altre parti e poi abbiamo fatto Edimburgo, abbiamo fatto Brighton, siamo venute in Italia, adesso abbiamo appena fatto Praga. Spieghiamo un po', magari non tutti sanno cos'è il Fringe Festival. Sostanzialmente è una specie di organizzazione che si sono autoimprovvisate per quanto riguarda gli spettacoli di nuova fattura o comunque di nuove modalità comunicative, anche se con vecchi copioni. Insomma, è un circuito vero e proprio, sì, che si sta creando un po' in tutte le parti del mondo e proprio per i nuovi soggetti è molto appetibile. Diciamo che qui a Milano è la prima volta che si fa il Fringe Festival. Voi avete partecipato a quello di Edimburgo e continuerete sì. poco, anzi sì. andrete anche ad agosto sì, a partecipare sì, sì. al prossimo con un altro spettacolo. Sì. Edimburgo è quello, diciamo, forse più strutturato e è quello che in qualche modo dà più opportunità. Voi che ci siete state, appunto, ci raccontate un po' tra tutti i festival quale sta incominciando a funzionare di più, perché il problema è il collegamento tra diciamo l'impresa personale di ciascuna compagnia che vi partecipa e la crescita artistica certo. e professionale anche economica. Allora, diciamo subito che non vai ad un Fringe Festival e neanche al Fringe di Edimburgo per fare soldi. Diciamolo subito.
Non abbiamo dubbi. Perché si può fare teatro facendo soldi? Cioè, sì, diamo questa notizia. Esatto. Penso che si possa. Accade. Okay. Edimburgo chiaramente è lì da cosa? 75 anni, una roba del genere. E quindi è molto strutturato, molto organizzato. Edimburgo va benissimo per avere visibilità e va benissimo per avere i contatti che ti servono. Giusto per fare un'idea, chi mai sta ascoltando, se non ricordo male, 160 location, una cosa del genere. Sì, ci sono solo a Edimburgo, che è forse la metà di 2000 Milano. 2000 spettacoli. Come grandezza, 2000 spettacoli. Qui a Milano stiamo parlando di 4 location e 7 spettacoli per la prima edizione. Quindi insomma. Senza contare. Si mira a arrivare con la roba lì, però. Cioè, io so che Verazzani mira a arrivare con la roba lì. Tra l'altro, senza contare tutti quelli che sono fuori dal Fringe. Quindi c'è una miriade di scelte. È fortissimo pensare che il Fringe nasce come un fuori festival. Esatto, comunque. E c'è un fuori, e fuori, c'è un fuori Fringe. Esatto. C'è un Fringe del Fringe, no? Esatto. So people saying that because the Fringe was born to be like the out of, no? Yeah, the Fringe is of. And now there's like the out of the Fringe. Like yeah. The Fringe of the Fringe. The Fringe. Esatto, yeah. Yeah. In Glasgow. Voi praticamente, come tutti i gruppi che partecipano al Fringe, avete un piano d'azione. Spieghiamo che voi siete un gruppo costituitosi in Inghilterra, quindi praticamente seguite un po' la scena produttiva distributiva e la piazza produttiva distributiva inglese. Sì. Quindi queste esperienze nei Fringe, nel vostro piano d'azione in Inghilterra, cosa vi consentirà? Ci sono degli step o anche voi siete, come dire, provate ad arrivare a un obiettivo passando per strade non esattamente codificate? Okay, so I'm gonna ask you too, because it's not just me, I'm not the company, so the question is which one is our plan basically, but are we using the fringes that we do to get like to put the company a step forward, or to reach something that is higher? Does it help us being in lots of different fringes on the English theatre circuit, or doesn't it? And also, do we just want to work in the English theatre circuit or no? Personally, no, but So I think it definitely does help us going to lots of different fringes. We talked about before going, obviously it's an English-speaking country, but going to America and getting sort of awards and reviews and stuff from there, that definitely kind of raises our profile when we come home. It looks really good. Perth. Let me say, because I just forget what she says. So andare nei fringe chiaramente ci aiuta, nel senso che prendere dei premi o dei riconoscimenti quando poi ritorni a casa è sempre una cosa in più, no? Un gradino più su. Esatto. Sicuramente ci ha aiutato da quel punto di vista. Sicuramente la scala è anche lunga, però. Sì. Tanti gradini. There's a lot of steps on the stairs. Yeah. But I kind of think it's two ways. It's nice to do fringes, just to do fringes, because they're fun. The audience is sort of ready made. It's good to do the shows many times in a row, so artistically we can find more in the shows and find out kind of what they are for us, because our shows are very physical. There's improvisation, so the more we do it, the more we can find in the show. But on the other side, also it helps us get into theatres, because we can gain reviews and stuff, which we can put towards a sort of application to a theatre. Yeah. It helps definitely. Quindi ci sono due modi. Noi facciamo i fringe perché per prima cosa sono divertenti. Uno, c'è già un bacino di pubblico che viene solo per il festival, e in più a noi creativamente aiuta. Perché ripetendo lo spettacolo giorno dopo giorno, lo spettacolo cambia, capiamo che cosa funziona, che cosa non funziona, che cosa bisogna mettere, che cosa bisogna togliere. Perfeziona man mano. Esatto. Adeguate anche lo spettacolo rispetto ai territori dove lo presentate. Certo, ogni tanto dobbiamo farlo. Dall'altra parte ci servono, perché con le recensioni e appunto i contatti che facciamo ci permette di
fare dei tour nazionali in, in solo teatri. Hai parlato proprio di teatri. Una cosa tipica di questo Fringe invece è che non ci sono teatri, nel senso che sarà tutto fatto in location particolari. Com'è performare appunto in questo tipo di location? Se vi è già capitato, cioè, this Fringe is typical because there are no theaters in this. They are all strange location, no? For example, for you are in a gym. Our location is perfect for us. CrossFit gym, so it's very, very strange. But how is to perform in this kind of location? I think because we started in that kind of situation, we're quite used to it, and I think we quite like it. We like the challenge of adapting to different locations and different situations. We can find that different locations can add to the show as well. So, like, for example, in the CrossFit gym, there's like huge piping in the ceiling, which is, I now imagine our office in our futuristic environment to have that, so we can kind of draw upon our surroundings, which is always quite cool, and it makes the show a little bit different in each place, but that's quite exciting for us. We've played in lots of different places, like not theatre spaces before. We've done lots of schools in their classrooms. We've done in bars. We've done Castel Goffredo. Well, on the street by the castle. With no shoes on. So we like it. We're used to it. We've done like a rooftop in California. Wherever you put us, we'll do a show. Sì, noi fondamentalmente... Exactly. Yeah. I mean, we did do that actually. We sang at a random wedding on a rooftop. Yeah. We didn't know the women. Insomma, tantissime location in queste date, e ognuna poi comunque porta qualcosa di, esatto, di suo, da quanto ho capito, anche in più allo spettacolo. E poi diciamo, comunque alla fine ci si trova in queste location, si riesce sempre a trovare il meglio, appunto, del luogo, certo, in cui si è. Siamo quasi in chiusura, Barbara. Ultima domanda, the last question of Barbara. No, più che altro riassumiamo un po'. Voi Haste, sì, esatto. Quindi voi siete delle Haste Theater, sì. E il vostro spettacolo è Where the Hell is Bernard? Yeah. Un spettacolo adeguato a tutti, grandi, piccini, sì, diciamo è divertente. Più 12. Esatto. Quindi sostanzialmente possono venire veramente tutte la famiglia a vedervi. Siete allo spazio, abbiamo CrossFit, detto. CrossFit, lo spazio CrossFit Nolo. Sì. Okay. Via Temperanza 6. Dimmi, scusa. Via Temperanza 6. Via Temperanza 6, perfetto. Quindi siete tutti quanti invitati a vedervi. Sì, venite. Vale assolutamente la pena, uno spettacolo veramente particolare. Niente, l'ultima cosa che vi chiedo, progetti per il futuro. Abbiamo detto ad agosto andrete di nuovo ad Edimburgo, al Fringe Festival di Edimburgo. Cose, insomma, che vorrete sviluppare da qui in poi? Sì, abbiamo questo progetto, cioè abbiamo questo spettacolo a Edimburgo a agosto. Stiamo lavorando su un progetto con il Wellcome Trust, che è un fondo scientifico, sviluppando e uno scrittore, e svilupperemo un progetto sulla demenza senile, e che sarà per 2 anni, insomma è una cosa a lungo termine, speriamo che ci diano i fondi, esatto, e in più poi avremo avremo anche un altro spettacolo. Sì, sì, sì. No, la sanno, perché all'inizio di ogni spettacolo gli faccio fare merda. E quindi, insomma, abbiamo tante cose. I have only just last question. Yes. Where the hell is Bernard? We don't know. Well, you have to come and help us find him. Non so, scusa. Ok, bravissima, diamo il diploma e la graduation of Italian grade A. Allora, ricordiamo quindi, Haste Theater allo spazio CrossFit Nolo, via Temperanza 6. Ok, poi comunque tagliamo anche in questa diretta le varie location, le varie compagnie e tutto. Io vi ringrazio davvero, thank you so much. Thank you very much. Siete state le nostre primissime ospiti, avete dato il via. Siete un po' delle start-up per voi, esatto. Avete fatto questo, avete fatto il San Diego, che era il primo, no, lo esatto, avete esatto. inaugurato la nostra diretta, so you are the start-up. Particolarmente contenta, perché scusate, la sorellanza impone, sono contentissima, siete tutte donne, certo. Compagnia fantastica, we are all complimenti. Women.
Thank you. Che non potrei che essere contento, quindi va benissimo. Grazie mille. Ricordiamo lo spettacolo di questa sera a che ora? Alle 10. Ore 22 allo spazio CrossFit Nolo. Sì. Grazie. Grazie. Ulteriori date da qui in poi? Sempre alle 10 dal 4 al 9 di giugno. Quindi da qua fino a domenica alle ore 22 al CrossFit Nolo è l'unica location in cui ci sarà un unico spettacolo, quindi non si può sbagliare, trovate le ragazze e forse troverete anche Bernardo che chissà dove diavolo. Sì, infatti venite che lo cerchiamo insieme. E forse giù, vediamo, chiediamo alla regia di far vedere se sulla camera. Esatto, c'è Bernardo. Vedete, noi abbiamo la camera sullo spazio Hug. Magari, che ne so, Bernard è qui allo spazio Entra. Hug. Anche lui, chissà, lo cercheremo. Davvero, grazie mille, ragazze. Thank you so much. Grazie mille a voi. Grazie anche a Barbara Risi. Grazie a tutti loro che ci hanno seguito. Piccola nota di servizio: ci ritroviamo alle ore 18:30 questa sera qui con altri ospiti, sempre dal Nolo Fringe Festival. Grazie mille. Assolutamente. Stasera ci sono. C'è stasera. È aperto comunque a tutti i nostri vari ospiti che vengono sempre, quindi siamo ben contenti di averli qui. Grazie mille, arrivederci e a questa sera alle ore 18:30.